prima edizione di Salleo da Vivere, un'iniziativa di Confcommercio con la collaborazione di tutti i commercianti della zona, il patrocinio del Comune di Arezzo e della Camera di Commercio. È una grande festa del commercio aretino di questa zona, voluta fortemente dagli operatori commerciali, e Confcommercio rinnova il suo impegno soprattutto per le zone più periferiche della città. Mercoledì 1 giugno dalle 17 alle 24, eventi, animazione, tanto shopping con i negozi aperti fino a mezzanotte e tanto divertimento. Programma ricchissimo, grazie anche alla collaborazione degli operatori commerciali che faranno sconti, iniziative, promozioni, omaggi alla clientela. Ci sarà anche un'area street food dove si potrà mangiare e degustare i prodotti tipici del nostro territorio, negozi aperti ma anche spettacoli, animazione, musica dal vivo, quindi aspettiamo davvero tutta la cittadinanza di Salleo e di Arezzo a questa grande festa di strada. Un quartiere come Salleo è una piccola frazione, il quartiere di Pescaiola è una piccola frazione. Si riscopre anche poi in quel senso d'appartenenza. Con Salleo si apre la stagione delle feste di strada e questo è un segnale importante di ripartenza anche per questi luoghi molto importanti per il commercio. Ancora oggi una impresa su quattro è del commercio al dettaglio, una su cinque è per quanto riguarda l'occupazione e addetti sempre del commercio al dettaglio, quindi vedete che il tessuto commerciale ha tenuto, soprattutto ecco, grazie anche alla vostra tenacia, e stamattina come dire anche c'è una gratitudine in questo perché si riparte e noi ovviamente siamo qui anche per sostenervi. Sì, è evidente che la molla che muove le persone a uscire di casa deve essere quella di vado a vedere qualcosa o vado, come dire, a scoprire qualcosa, e con questa formula noi cerchiamo di portare in varie parti della città. Ricordo per esempio l'11 di giugno Pescaiola, che è un'altra attività, un altro evento molto importante, quello di uscire, e poi di solito quando uno scopre poi si rende conto anche che ci sono dei negozi interessanti, una parte di città molto bella e che forse magari qualcuno neppure conosceva.